Buongiorno a tutti, sono sempre presentato questa puntata di un'ora. Allora, prima di cominciare vorrei parlare di un paio di cose che mi stanno veramente molto a cuore. Tanto per cominciare, domenica 12 maggio, che è la festa della mamma, AIRC tornerà in moltissime piazze italiane con le azalee della ricerca. Il fiore è scelto come simbolo per la prevenzione dei tumori che colpiscono la gran parte delle donne. Oltre 25.000 volontari AIRC scenderanno in piazza, affiancati dai ricercatori che per un giorno contribuiranno da protagonisti a sostenere la ricerca. Per trovare le azalee della ricerca potete chiamare il numero speciale 840 011 011, oppure andare sul sito www.airc.it, metterò il link nella descrizione qui sotto. Quindi cercate i volontari AIRC e l'azalea della ricerca, regalate un'azalea alla vostra mamma e con questa vi verrà fornita una pubblicazione con il consiglio degli esperti circa appunto la prevenzione dei tumori, e con le azalee della ricerca e AIRC renderemo il cancro sempre più curabile. Io sto con AIRC, e tu? Poi, come voi ben sapete, da domani, giovedì 9 maggio fino al 16 maggio, ci sarà in tutti i cinema italiani la Festa del Cinema, ovvero molti titoli selezionati costeranno solo 3 euro in formato 2D e 5 euro se in formato 3D. Tra i titoli ce ne sono di svariati, da quelli più commerciali come Iron Man 3, L'Uomo con i Pugni di Ferro, Snitch l'Infiltrato, La Casa, Le Streghe di Salem e molti altri, fino a quelli meno sconosciuti, ma non per questo meno belli. È un'occasione per farsi una scorpacciata di cinema, di ritrovare il piacere di andare in sala, non solo per vedere i film più attesi, per guardarsi dei film così per puro piacere davanti al grande schermo, piacere che purtroppo con i tempi che corrono ci si può concedere solo ogni tanto. Quindi a un prezzo così basso si può invece farsi una vera e propria scorta, diciamo. E in occasione di questa festa del cinema, grazie ai Topic Hunter che hanno organizzato l'evento, questo per dire grazie a tutti voi che avete sempre creduto in quello che faccio, io per questo vi voglio bene, vi abbraccio veramente tantissimo, perché siete magnifici, e quando vi vedrò dal vivo vi abbraccerò uno per uno, promesso. Quindi sto organizzando appunto, insieme ai Topic Hunter Video, un mini tour di recensione direttamente al cinema con tutti voi. Ci guarderemo il film, poi una volta finito usciremo, parleremo, io farò la recensione insieme agli ospiti speciali, poi insieme a tutti voi parleremo del film, e ogni film che faremo verrà filmato e messo sul mio canale come una normale recensione, quindi voi comparirete nel video. Si inizia il venerdì 10 maggio alle ore 21 con Dario Moccia al Cinema Grande di Livorno per vedere Chi chi consegna a domicilio. Poi si continua sabato 11 maggio con un doppio evento. Alle ore 16 a Roma al Cinema Adriano, insieme a Robbie Manfro e Richard HTT, vedremo Iron Man 3. Dopo il film, faremo il da momento che fino ad oggi è recensito, faremo un confronto tutti insieme, mentre Richard farà uno speed painting dal vivo. Quindi sarà una cosa molto interessante, anche parecchio artistica. E ci sarà anche il concorso. Chi verrà a vedere il film in cosplay da supereroe, non importa quale supereroe, l'importante è che sia un cosplay a tema supereroistico, parteciperà al concorso che metterà in palio una collector edition, un cofanetto in Blu-ray dei film Marvel dedicati a ogni singolo Vendicatore, compreso poi il film di Avengers. Ci sono tutti in questo cofanetto molto bello in Blu-ray, e poi ci saranno in palio biglietti per andare a vedere film al cinema gratis e anche altri succulenti gadgets. Quindi l'11 maggio alle ore 16 al Cinema Adriano di Roma, Iron Man 3, mentre la sera dello stesso giorno, sempre 11 maggio, sarò sempre con Robbie Manfro e anche questa volta Ore di Orrore alle ore 21 al Cinema Atlantic per vedere e commentare insieme La Casa, il remake di Fede Alvarez del film degli anni 80 di Sam Raimi. Quindi spero che vorrete venire numerosi. Il tour si concluderà il 16 maggio a Milano, sempre di sera. Adesso non so bene nell'orario, nel cinema, perché il film lo sceglierete voi. Metterò il link all'evento in cui per l'appunto potrete decidere se vedere o Le Streghe di Salem o L'Uomo con i Pugni di Ferro. Una volta saputo il film vi dirò l'orario e il cinema, perché a seconda di quale film sceglierete la situazione cambia. Quindi spero che vorrete appunto venire numerosi. Io vi ringrazio ancora tutti quanti, ringrazio ancora i Topic Hunter Video e tutti gli ospiti che ci saranno, Dario Moccia, Robbie Manfro, Richard HTT. Quindi io li ringrazio, noi ci vediamo in questi giorni, spero, e niente, direi che può partire il video. Sigla! Allora, anche oggi mi sarebbe piaciuto parlare delle Streghe di Salem, il nuovo film di Rob Zombie. Dal momento che ho sentito pareri discordanti al riguardo, mi sarebbe piaciuto discuterne, ma mi trovo costretto ancora una volta a rimandare. E questo film mi ha detto perché sono 2 settimane che cerco di recensirlo, ma non ce la faccio mai per un motivo o per un altro. Questa volta è perché ho deciso di inserirlo come scelta nel sondaggio volto a capire quale sarà il film che guarderemo tutti insieme il 16 maggio a Milano in un cinema ancora da definire, per la fine
fine del mini tour di recensioni dal vivo con tutti voi che inizierò tra due giorni in occasione della festa del cinema. E siccome l'altra opzione è L'uomo con i pugni di ferro che ho recensito settimana scorsa, mi sembrava poco carino offrire come scelta due film di cui avevo già parlato. Per cui ho deciso di tenere la parte 1 che farò con voi in caso volete sceglierlo. Invece nel caso sceglierete l'altro, lo farò da solo più avanti come faccio di solito, forever alone. Allora, colgo quindi questa occasione per colmare una lacuna che da troppo tempo ormai aleggia sul mio canale, ovvero io non ho mai recensito una trilogia cult che ha dato un contributo fondamentale al cinema contemporaneo, almeno per quanto riguarda il primo capitolo. Io credo che tutti voi la conoscerete, è impossibile che non abbiate mai sentito parlare anche solo una volta, anche se non l'avete mai guardato, l'avrete sentita nominare. Il primo film è del 1993 per la regia di Steven Spielberg ed è Jurassic Park. Allora, io non so per quale motivo mi sia macchiato dell'orrendo crimine di non averne mai parlato in oltre 3 anni di attività qui su YouTube, ma voglio rimediare appunto adesso parlandone bene nel dettaglio. Questo franchise è tornato a far parlare di sé soprattutto negli ultimi tempi perché quest'anno è il 20° anniversario dalla sua uscita e questa cosa mi fa sentire immensamente vecchio, sì, perché io lo vidi al cinema per la prima volta quando ero piccolissimo. Immaginate questo rabatin, questo bambino alto un metro che va a guardare uno dei primi film live action della sua vita e si trova a 20 centimetri dal viso questi velociraptor che gli ringhiano in faccia e si caga addosso, ma allo stesso tempo ne rimane affascinato, perché come tutti i bambini io ero fisiologicamente appassionato di dinosauri e vederli sul grande schermo in una maniera così realistica mi colpì veramente tantissimo, quindi ne fui spaventato e ammaliato al contempo e devo dire che sono contentissimo di essere riuscito a vedere l'intera trilogia sul grande schermo, perché i primi due hanno fatto la mia infanzia, il terzo un po' meno perché ero già grandicello, ma lo andai comunque a vedere al cinema. Ci sono tanti film cult che io rimpiango di non aver potuto vedere sul grande schermo quando ero piccolo, perché appunto o ero troppo piccolo o non ero ancora nato e purtroppo così vanno le cose, non è che si può fare molto. Certo, si possono riguardare quando li ripropongono, soprattutto negli ultimi tempi ne ripropongono tantissimo, ad esempio Ritorno al futuro, Indagine su un cittadino del sopra e del sospetto, eccetera eccetera, però guardarli quando sei grande è sicuramente tutta un'altra cosa rispetto a guardarli quando sei piccolo. E sono contento che Jurassic Park sia un franchise che ha potuto accompagnarmi nella mia crescita personale. Dunque, il primo film che è il capolavoro assoluto è del 1993 e si ispira al romanzo del 1990 di Michael Crichton o Crichton, che dir si voglia. Michael Crichton è uno scrittore che io apprezzo tantissimo, lui è anche creatore di una delle serie televisive più conosciute degli ultimi 20 anni, che è ER, Medici in Prima Linea. Io ho seguito le prime stagioni, poi l'ho un po' abbandonato perché mi annoiava, ma devo riconoscere che è fatto veramente molto bene e io sono un grande appassionato dei libri di Crichton perché è l'unico scrittore che sia mai riuscito ad appassionarmi parlando di argomenti scientifici. Io non ho una mente molto scientifica, penso si possa capire, sono uno molto sulle nuvole, uno che legge, io leggo anche quando cammino, leggo tantissimo, quindi sono uno più sulle materie umanistiche che su quelle scientifiche. Se si parla di biologia, chimica o matematica, il mio cervello si spegne. Crichton invece riusciva parlando, scrivendo appunto pagine e pagine di descrizioni tecniche su quello o quell'altro argomento scientifico senza annoiarmi. Uno dei miei libri preferiti è Andromeda, scritto proprio da lui, che è quello più tecnico tra le sue opere, eppure è riuscito ad appassionarmi tantissimo. Lui purtroppo è scomparso qualche anno fa e a me è piaciuto veramente tanto perché era uno scrittore davvero capace. Con Jurassic Park ha innovato veramente tantissimo perché la storia è geniale e il film, prendendo spunto dal romanzo, nonostante poi sia veramente molto diverso, comunque essendo un film di Spielberg è uno di quei film carico abbastanza di buoni sentimenti, di scene spettacolari, è un film di puro intrattenimento che però ha qualcosa da dire perché Spielberg avrà il suo stile molto hollywoodiano, perché Spielberg è lo stile hollywoodiano per eccellenza, però diciamo che riesce sempre a inserire dei messaggi, per quanto possono essere a volte buonisti, i suoi film hanno comunque un qualcosa da dire, questo va detto. E nonostante appunto il film sia parecchio diverso dal libro, è assolutamente innovativo per due motivi principalmente. Uno, dal punto di vista della trama, sì, perché era molto attuale soprattutto nel periodo in cui uscì. Nel senso,
La linea tra la fantascienza e la realtà in questo film è molto sottile. Ovviamente è impensabile che si possano creare dei dinosauri manipolando il DNA, d'accordo? Però il tema della manipolazione del DNA era molto attuale e caldo all'epoca, perché se ne sentiva parlare tantissimo, e di lì a pochi anni si sarebbe addirittura iniziato a parlare di clonazione animale. Per cui era un tema quanto mai attuale che è stato sfruttato nella maniera migliore possibile, sì, perché mettendoci nell'ambito della fantascienza si ottiene una fantascienza non particolarmente esagerata. Non è come dire andiamo a vedere Blade Runner che narra un futuro diversissimo e anche utopistico, no? Cioè, vediamo proprio che è fantascienza. Qui invece la linea tra fantascienza e realtà è abbastanza sottile, soprattutto per l'argomento trattato. E questa cosa mi è piaciuta veramente tanto, mi è piaciuta tantissimo, e poi è innovativo anche per un altro motivo veramente importante, che è quello dell'uso massiccio della CGI. Allora, Jurassic Park fu uno dei primi film a utilizzare in maniera veramente utile e visivamente potente la nascente tecnica della computer generated imagery, la CGI appunto, e devo dire che l'ha fatto in maniera incredibile. Un film che si era basato totalmente su questa tecnica qualche anno prima era appunto il primissimo Tron, che però utilizzava una computer grafica molto colorata che per appunto manifestava subito la sua finzione. Voleva essere una computer grafica finta, psichedelica. Qui invece si cerca di armonizzare gli elementi di computer grafica con il panorama realmente filmato. E questa cosa stupì tantissimo, perché anche adesso, se guardiamo il primo Jurassic Park, notiamo quanto la computer grafica sia mostruosa. Certo, è sicuramente leggermente inferiore alla computer grafica di adesso, ma pensiamo che è un film di 20 anni fa, quindi sì, in 20 anni la computer grafica si è evoluta, ma quella rimane ancora veramente bella e realistica. Io l'ho rivisto poco tempo fa, anche se effettivamente poi hanno alternato la computer grafica con dei modellini e delle protesi in gomma nelle scene più ravvicinate, però diciamo che l'hanno usata in maniera veramente massiccia e con molto criterio. Il film, secondo me, è semplicemente sensazionale, perché sono riusciti a organizzare una trama non eccessivamente complicata, ma comunque intrigante, molto originale, che poi ha influenzato tutto il cinema successivo, anche le produzioni televisive. Ancora adesso vediamo serie come Primeval, Terra Nova e altre che si rifanno a Jurassic Park. È diventato un cult che ha cambiato il modo di fare cinema a livello contemporaneo. È uno dei film sicuramente più belli che io abbia mai visto. E dicevo, i personaggi, tra le altre cose, sono una delle cose che mi è piaciuta di più. Il cast è molto nutrito. Abbiamo un Sam Neill in grande spolvero. Sam Neill, voi ve lo ricorderete per film come ad esempio L'Uomo Bicentenario, che però è successivo, oppure tra i film precedenti, io me lo ricordo per la saga di Omen il Presagio. Lui interpretava Damien da adulto, mi pare nel terzo film, non mi ricordo se anche nel secondo, sicuramente nel terzo, lui interpretava il figlio, praticamente l'anticristo da adulto. E è un attore che io apprezzo tantissimo, me lo ricordo soprattutto, cioè quando si pensa a Sam Neill tutti si ricordano Jurassic Park. Certo, in questo caso ho citato anche altre opere, però il film che ti viene subito in mente è appunto Jurassic Park, è quello che gli ha dato più lustro. Poi abbiamo Laura Dern che interpreta la professoressa Settler, e poi un altro attore che io adoro tantissimo, che è Jeff Goldblum, e lui ce lo ricordiamo per La Mosca e altri film. Poi naturalmente dopo Jurassic Park tutti se lo ricorderanno per Jurassic Park e poi anche per Independence Day, però personalmente per me Jeff Goldblum più che per Jurassic Park io me lo ricordo per La Mosca. Nella Mosca è stato semplicemente strepitoso. Qui interpreta un personaggio abbastanza tipico, un matematico un po' arrogantello, sicuro di sé. Mi è piaciuto tanto come personaggio, ma che è poi quello più riconoscibile, l'hanno utilizzato poi per Il Mondo Perduto, ma ne parleremo dopo. E poi ci ricordiamo tutti del miliardario un po' eccentrico John Hammond, che per l'appunto ha interpretato la Sir Richard Attenborough. Chi è Sir Richard Attenborough? Oltre a essere quel minuscolo vecchietto tanto simpatico che giocava con la zanzara intrappolata nell'amba per costruire i dinosauri che tanto amava da bambino, lui è anche un grandissimo regista, oltre che grande attore, perché non tutti sanno che Richard Attenborough è il regista di parecchi film, tra cui Gandhi, per cui ha vinto appunto l'Oscar al miglior film e alla miglior regia nel 1983. Io parlo proprio di Gandhi, quello con Ben Kingsley, e poi ha diretto anche Chorus Line, quindi ha recensito, ha diretto
diversi film, tra cui appunto questi due grandi capolavori. E il personaggio di John Hammond è sicuramente quello che più mi è piaciuto, perché è un personaggio interessante, nel senso, è questo vecchietto che era tanto appassionato di dinosauri quando era bambino e si dispiaceva del fatto che si fossero estinti. Una volta diventato adulto, ricco e potente, ha trovato il modo per ricrearli. E poi allora da qui arriviamo al momento in cui si entra nel Jurassic Park e vediamo tutti i dinosauri come sono stati realizzati in maniera credibilissima, anche se poi moltissimi paleontologi hanno obiettato che la ricostruzione di molte delle creature che vediamo nel film non è esatta, soprattutto per quanto riguarda i Velociraptor. Infatti, tutti noi ci ricordiamo, cioè ormai nell'immaginario collettivo, il Velociraptor è quello di Jurassic Park, ma in realtà non è esattamente così. Le ricostruzioni dei paleontologi sono abbastanza diverse sotto molti aspetti, ma chi se ne fotte? Cioè, quando io per la prima volta mi sono visto quelle creature così circospette che lavoravano in branco per sbranare gli umani, io mi sono cagato addosso, ho pensato, Madonna, che figata! E quindi all'asilo tutti in cortile a girare così e a giocare a fare i dinosauri. Cioè, veramente quel film ha allietato l'infanzia di tantissimi bambini, la mia di sicuro, ma penso anche la vostra, se eravate bambini in quel periodo. E dicevo, il film, oltre che di personaggi validi, si avvale, dicevo, di una trama molto intrigante, anche se abbastanza semplice. E io devo essere sincero, quando lo vedi la prima volta, essendo bambino, alcuni punti mi risultarono anche abbastanza oscuri, perché quando sei piccolo, tu che cosa vedi? Vedi solo dinosauri che ringhiano, questi che scappano, senti le urla e basta. Poi, rivedendolo negli anni successivi, perché l'ho rivisto ben più di una volta, ammetto che il plot è stato costruito in maniera veramente sapiente. Le differenze sono sostanzialmente perché molte scene di violenza rispetto al libro sono state tolte. Sì, perché nel libro si dilungava in descrizioni tecniche, come fa sempre, come dicevo prima, Michael Crichton, e come faceva sempre, perché purtroppo è scomparso, e soprattutto aveva messo scene di violenza molto più efferata rispetto al film. Ce ne sono qualcuna, ad esempio, una tra le più belle, che è quella che mi spaventa di più quando andai a vederlo, è quella che riguarda Samuel Jackson. Non so se vi ricordate, appunto, quando la ragazza si aggrappa al suo braccio e si accorge che sta stringendo un braccio mozzato. E quella scena è una delle più belle, così come i ragazzi che sono nelle cucine braccati dai Velociraptor. E anche un'altra scena calda, quella della pozzanghera, che inizia appunto a tremare, e segno che sta arrivando il Tirannosauro Rex. Il Tirannosauro Rex è la parte da leone del film, quello che tutti stavano aspettando, perché nel trailer ci aveva menato questo Tirannosauro Rex, e le scene in cui compare è assolutamente spaventoso, soprattutto perché Spielberg registicamente ha saputo come trattarlo. Vi ricordate la scena appunto in cui si vede l'ombra della mandibola proiettata sulla tenda del dinosauro appunto che scende? È una scena di una tensione incredibile. Spielberg in questo film ha saputo mantenere la tensione come mai nessuno, cioè raggiungiamo livelli di tensione quasi hitchcockiani. Io non sto paragonando Hitchcock a Spielberg, però diciamo che la tensione che si trova in certe scene di Jurassic Park la si trova solo in certi film di Hitchcock appunto, e questo va ammesso, secondo me. Adesso questa è solo la mia opinione personale, ma davvero un livello proprio di tensione, di pathos come quello non lo raggiungeremo mai più. Infatti moltissimi registi che cercano appunto di dare un minimo di tensione si ispirano a certe scene, cioè quando parliamo di film moderni d'azione si ispirano a certe scene di Jurassic Park, ma è normale, è assolutamente normale. E dicevo appunto, il film è stato molto edulcorato, però nonostante questo non risulta, cioè nel senso, Crichton non è che si lamentò del fatto che il film era troppo diverso, perché effettivamente trasporre esattamente come era stato scritto il suo libro era difficile, perché sarebbe risultato un film abbastanza pesante per il pubblico. Spielberg invece sa dosare perfettamente la trama con le scene d'azione. Ecco, Spielberg questo sa fare, sa dare un grande intrattenimento unendolo a quello che il pubblico vuole vedere. Il pubblico non voleva una trama eccessivamente macchinosa, voleva una trama che lo tenesse attaccato allo schermo, ma che non facesse dire alla fine del film, sì, ma che stronzata. No, perché questo film è un puro equilibrio di buona regia, perché ecco, allora,
questo film, pur essendo ricco di tensione, ricco di scenerazione, pur essendo un film di puro intrattenimento, non ha una regia operaia. Lo so, voi direte, che palle, ci ha rotto il cazzo questa regia operaia. No, però questo, volevo fare questo esempio perché è un film che potrebbe tranquillamente sostenersi su una regia fine a se stessa, a volta solo, a valorizzare le scenazioni, invece no, Spielberg ti piazza una regia con delle soggettive, magari la soggettiva quando i dinosauri stanno attaccando il furgoncino, la scena della tenda che ho citato poco fa, la scena del braccio, c'è il trucco registico appunto che non ti mostra subito che sta reggendo un braccio mozzato, eccetera. Queste altre scene denotano una regia volta a solleticare quella parte dello spettatore che vuole appunto qualcosa di intrigante. Poi ci sono appunto scene con i dinosauri che arrivano e distruggono tutto, scene in cui tutti scappano perché stanno arrivando i mostri mangiacane, eccetera, eccetera, che appunto sollucrano invece la parte dello spettatore che vuole vedere scene visivamente potenti. Per cui Jurassic Park, secondo me, è uno dei film più belli della nostra generazione, quando eravamo piccoli, proprio per tutti questi motivi. Per tutti questi motivi, e poi ha avuto un seguito, ne ha avuti due. Il mondo perduto, Lost World, del 1997, cioè di 4 anni dopo, e devo dire che quello mi deluse abbastanza. Io ero ancora molto piccolo, e sinceramente, quando andai a vederlo, non rimase, cioè nel senso, mi piacciono le scene d'azione, eccetera, ma notai che c'era qualcosa che non andava. Il film è stato diretto sempre da Steven Spielberg ed è uno dei pochi film insieme agli Indiana Jones di cui lui abbia diretto un seguito, perché di solito lui non lo fa molto, e devo dire che qui si vede il problema di Jurassic Park, ovvero il primo era geniale perché la storia era nuova, però poi fare dei seguiti di un film del genere avrebbe avuto poco senso, perché dare qualcosa di nuovo a questo punto non sarebbe più stato possibile, perché le scene si ripetono sempre, i meccanismi sono sempre quelli, e anzi bisogna cercare di dare una giustificazione al perché i dinosauri siano andati nell'altra isola, oddio, è andata la giustificazione della migrazione, eccetera, e ci può anche stare, perché poi sapete che nel primo c'era quella storia che erano tutti femmine, ma col fatto che erano incrociati col DNA di un rospo cambiavano sesso, quindi potevano riprodursi. Però, nonostante sia tratto dall'omonimo romanzo, sempre di Michael Crichton, che però è stato scritto, non so perché ce l'ho su col verbo recensire oggi, è stato scritto appunto sull'onda del successo del film, secondo me è anche un po' più debole, anche il libro di Crichton è leggermente più debole. Tra le altre cose, l'inizio del film Il Mondo Perduto è in realtà estrapolato dall'inizio, da una delle prime scene di Jurassic Park, il libro, del primo libro di Jurassic Park, quello del 1990. Sì, perché alcune scene del primo libro sono state tolte e messe nel secondo film. Non so perché abbiano fatto questa cosa, voglio dire, avete già un secondo libro a cui ispirarvi, ma perché dovete prendere dal primo? E soprattutto, perché nel primo film hanno messo quelle scene? Sapevano già che avrebbero fatto un secondo mettendo le scene del primo libro? Questa cosa non l'ho mai capita molto bene. Certo, hanno mantenuto gli aspetti salienti del primo film, le musiche di John Williams, che sono tra le più belle mai scritte. Certo, John Williams ha composto musiche che si somigliano un po', però dai ragazzi, sono fantastiche, sia quelle di Star Wars, che poi comunque c'entra sempre Spielberg, perché comunque Star Wars è uno dei film preferiti di Spielberg perché l'ha diretto l'amico George Lucas, Indiana Jones l'ha diretto Spielberg e l'ha scritto a George Lucas, Jurassic Park è sempre comunque diretto a Steven Spielberg, insomma John Williams è culo e camicia con quei due, e devo dire che le musiche sono fantastiche, ve le ricorderete tutti, soprattutto la scena, un'altra scena che registicamente è rimasta nell'immaginario collettivo è quella della soggettiva dall'elicottero in cui si vede l'isla Nublar o l'isla Nublar appunto dalla quella panoramica dall'altro, vediamo l'isola fantastica, verdeggiante, lussureggiante, e per l'appunto dicevo il mondo perduto un po' inizia a perdere, ma perché inizia a perderlo? Alla sceneggiatura abbiamo sempre David Koepp è uno dei più grandi sceneggiatori degli ultimi 20 anni, ha sceneggiato oltre ai due Jurassic Park anche ad esempio il primo Spider-Man con Sam Raimi, ma beh, ha sceneggiato un sacco di altri film, ricordate tutti renderebbe la recensione lunga 16 ore, comunque era un grande sceneggiatore. Il primo film è stato sceneggiato in collaborazione con Michael Crichton, che ha scritto un adattamento che è stato poi rimaneggiato dallo stesso Koepp, il secondo solo da Koepp, e secondo me qui vediamo proprio una debolezza a livello di trama. I dinosauri si sono spostati all'Isla Sorna, John Hammond, che peraltro nel primo libro non voglio fare spoiler, però diciamo che la sua storia si conclude nel primo libro,
E nel secondo non ci sarebbe dovuto essere, ma nel primo film hanno voluto mantenere la sua figura perché era uno dei personaggi che risultava più simpatico e soprattutto ai bambini non sarebbe piaciuto vederlo morire, quindi lo hanno mantenuto. Nel secondo film, appunto, Ian Malcolm, che è il protagonista qui, deve andare a recuperare la sua ragazza Lisa Sonna perché è lì che studia i dinosauri, ma la Ingen combinerà ancora casini e succede la solita cosa: loro vanno nell'isola, i dinosauri sono a piede libero e loro dovranno cercare di non farsi mangiare. Voglio dire, dopo il primo film non ha senso continuare su questa linea, ovvero la storia sarà sempre quella: salvataggio, casino, dinosauri, morte, i pochi si salvano e vanno via. È sempre la stessa solfa. Allora, se si vuole andare a vedere il film solo per le scene di sbranamento o di esplosione o di pura azione, allora va bene, si può andare a vedere, però non c'è più niente di nuovo. Poi anche la scelta di offrire come ruolo da protagonista assoluto a Jeff Goldblum, cioè al personaggio di Ian Malcolm, appunto il ruolo del protagonista, ecco, non lo so, è un po' debole. Io preferivo di gran lunga Alan Grant era 100 volte più carismatico rispetto, cioè, nel senso, il personaggio di Jeff Goldblum, cioè quello di Ian Malcolm, funziona tantissimo come comprimario, non come protagonista. Come protagonista risulta abbastanza pesante, e poi gli hanno dovuto mettere questa figlia adottiva, che ovviamente è solo fonte di guai. Quello che non capisco è perché in ogni Jurassic Park ci deve essere un cazzo di ragazzino che deve essere salvato. I bambini, se messi in una situazione di pericolo estremo così, possono solo portare guai. E ho capito che è quello che volevano fare con il film, per l'amor del cielo, mettere qualcuno che fosse fonte di guai per poi generare situazioni discordanti, eccetera. Però, cioè, in ogni film, nel primo film ci sono i nipoti, nel secondo film c'è la figlia adottiva di Malcolm, nel terzo film invece c'è che poi il bambino, che è il motivo per cui vanno nell'isola. E va bene, ok, sono film che si devono basare su questo. Poi però nel secondo, nel Mondo Perduto, c'è questa scena finale che dovrebbe essere quello che nel trailer più affascinava, il fatto che il tirannosauro viene trasportato a San Diego e ci sono queste scene simili Godzilla del tirannosauro che distrugge la città. E ora io da un Jurassic Park non mi aspettavo esattamente questo, perché si sconfina proprio nel godzillismo più sfrenato. Vabbè, non importa, la regia cala, secondo me. La regia cala perché è uguale a quella del primo film, nel senso, anche le scene di tensione sono copiate pari pari da quelle del primo film. E a questo punto mi chiedo a che scopo girare una seconda pellicola. Voglio dire, sì, io lo so, lo scopo sono i soldi, però fece flop rispetto a quello che avrebbero pensato, perché il primo film è quello che tuttora si piazza nella classifica tra i primi 10 che hanno incassato di più nella storia del cinema, perché all'epoca incassò 930 milioni di dollari circa, cioè quasi 1 miliardo di dollari 20 anni fa. È una cifra esorbitante. E il secondo ne incassò parecchio di meno e costò anche di più, perché comunque aveva messo le scene nella città, eccetera. Per cui la computer grafica era sempre molto buona, però secondo me avrebbero potuto fare di più. I personaggi non sono neanche lontanamente accattivati come quelli del primo, perché se nel primo c'era la storia di spionaggio industriale, che era quella che causava tutto il casino, il Dennis Nedry che disattivava la corrente ai recinti e quindi i dinosauri scappavano per rubare gli embrioni. Qui invece abbiamo proprio una trama ancora più banale, cioè i cattivi bracconieri che vogliono prendere i dinosauri, vanno lì con i fucili, li stuzzicano, questi si incazzano e così via. Ecco, questa cosa qui non mi è piaciuta più di tanto, perché anche la trama perdeva proprio di corposità, diventava una trama molto tradizionale, che era semplicemente un pretesto per arrivare alle scene più succose, più d'azione. Mentre invece il primo, almeno la trama poteva sì essere un pretesto, ma era una trama bella solida che si reggeva su se stessa, era come una palafitta piantata saldamente nel terreno. Qui invece, come un castello di carte che al minimo soffio crolla su se stesso. E quindi non sono molto contento né della regia di Steven Spielberg né della sceneggiatura di David Koepp. Poi passiamo nel 2001, ancora 4 anni dopo, per l'appunto a Jurassic Park 3. Jurassic Park 3, che devo dire, mi piacque abbastanza perché comunque ero già più grandicello, però andai a vederlo senza aspettative, perché dopo il secondo avevo imparato che non dovevo aspettarmi più di tanto da questa tipologia di film. Cambia totalmente la regia, non è più Steven Spielberg, che qui è solo in veste di produttore esecutivo, ma il testimone passa a Joe Johnston. Joe Johnston
regista, io, ecco, quando seppi che era, sarebbe stato eletto a Joe Johnston, mi si illuminarono gli occhi e mi si allargò il cuoricino. Perché? Perché Joe Johnston è responsabile di tre tra le pellicole che maggiormente hanno influenzato la mia capoccia durante l'infanzia. Quali sono? Sono, in primo luogo, Tesomi si sono ristati i ragazzi con Rick Moranis, un classico che danno ogni volta a Natale. Io sono, cioè, quando vedo quei film mi restringo anch'io, torno bambino, perché sono quei film che li guardate adesso, capisci quanto siano commerciali e comunque non particolarmente di nota dal punto di vista critico, ma chi cazzo se ne frega, sono i film che ti hanno fatto crescere, ogni volta che lo guardi ridi, sorridi, ti piacciono, li trovi dei capolavori lo stesso, anche se effettivamente non lo sono di fatto, anche se io devo essere sincero, nonostante la critica possa smontarmelo, Tesoro mi si sono ristati ragazzi, per me rimane un capolavoro, non me ne frega un cazzo, voglio proprio fare il fanboy in questo caso. Le altre due pellicole che hanno fatto la mia infanzia sono Page Master, il quel ibrido live action cartone animato con Macaulay Culkin e Christopher Lloyd, anche se Christopher Lloyd compare poco, ma chi cazzo se ne frega, era Doc Brown di Ritorno al Futuro, vederlo anche per un secondo in un film, per me era una cosa fantastica. E poi quello che sicuramente è il responsabile delle mie fantasie più sfrenate è Jumanji. Jumanji è uno dei film che veramente da piccolo ho distrutto il VHS, perché davvero l'ho recensito tempo fa. Jumanji è semplicemente fantastico. È un film privo di pretese, di puro intrattenimento, che per un bambino è una gioia per gli occhi. Come sto parlando in maniera sgrammaticatissima, ma perché sto andando veloce, perché sennò la recensione dura 16 ore. E dicevo, Joe Johnston, che poi recentemente ha diretto il film di Capitan America, il primo Vendicatore, non so se dirigerà anche Winter Soldier, io lo spero, perché è un regista che secondo me si merita di lavorare, perché comunque sa fare pellicole di intrattenimento che sanno sicuramente stuzzicare quella parte dello spettatore che, come dicevo prima, vuole vedere la spettacolarità e il divertimento senza stare a pensare troppo. È un regista che sa il fatto suo, sicuramente nella gestione dei tempi, perché per dirigere pellicole di questo tipo ci vuole una spiccata conoscenza dei tempi, sia comici, ma comunque sono quei film che devono mantenere un po' tutto, commedia, azione, buoni sentimenti, eccetera. E quindi Joe Johnston è un regista che, come Spielberg, sebbene non sia bravo nella spettacolarità, come lui è bravo nella spettacolarità, ma non come Spielberg, perché gli danno sicuramente meno soldi, quindi è bravo, ma sicuramente non ha neanche i mezzi che ha Steven Spielberg. Comunque è un regista che io apprezzo veramente tanto. Appunto, quando seppi che sarebbe stato lui a dirigere Jurassic Park, ho detto, beh, magari viene fuori qualcosa di buono. E devo essere sincero, nonostante non sia ai livelli del primo, è sicuramente meglio del secondo. Perché? Allora, innanzitutto, la novità, la cosa che piaceva di più dal trailer, è che il protagonista sarebbe tornato a essere il dottor Alan Grant. E questa cosa mi fa veramente molto piacere, perché è un personaggio che io ho adorato, molto più di Ian Malcolm. E quindi ho detto, boh, c'è ancora Grant, beh, vediamo un po' che cosa ne esce fuori. Sono andato a vederlo, hanno aggiunto naturalmente il solito bambino che bisogna andare a recuperare, però c'è questa storia dei genitori che vanno a prenderlo, della menzogna, eccetera eccetera, e questa cosa mi è piaciuta. Poi l'inserimento di Will H. Macy. Will Macy è un attore veramente bravo, che a me piace tantissimo. Io me lo ricordo ad esempio per film come Fargo, in cui interpretava appunto il personaggio che poi faceva partire tutto il casino. A me era piaciuto molto quel film e lui è stato veramente molto bravo. Will H. Macy qui interpreta un personaggio simpatico, anche se un po' stupido, ma poi c'è anche Tia Leoni che interpreta sua moglie, però diciamo che tra lui e il professor Grant per i personaggi c'è una buona caratterizzazione. Non è un film con grosse pretese, sicuramente non è a livello, il punto è questo, non può essere a livello del primo per il semplice fatto che arrivare a eguagliare il primo è impossibile, perché il primo era unico, solo ed originale. Qualunque altro regista, lo stesso Spielberg, non è riuscito a eguagliare se stesso. Ma perché? Perché il problema è la trama. Con quella trama, cioè il punto è questo, se vuoi vederti i dinosauri, allora se ne possono fare 12 milioni di Jurassic Park, se interessano solo le scene con i dinosauri, d'accordo, però dopo un po' solo scene spettacolari con i dinosauri annoiano il pubblico vuole anche un accenno di trama. Il terzo, sebbene la trama non è che sia particolarmente più originale di quella del Mondo Perduto,
rimane comunque abbastanza interessante. Rimane interessante anche perché c'è una varietà maggiore di dinosauri, questo c'è da dire. Nel secondo, a parte Compsognathus e qualche altro dinosauro, la varietà non è che fosse particolarmente esagerata. Qui invece hanno messo altri appunto dinosauri, tra quelli feroci soprattutto, e questa cosa mi era piaciuta parecchio. Diciamo che poi erano passati parecchi anni dal primo, quindi circa 8 anni rispetto al primo. Dopo il secondo l'entusiasmo per il franchise si era un po' raffreddato, perché cosa succede? La gente l'ho andata a vedere senza troppe pretese ed è rimasta abbastanza soddisfatta. Gli incassi sono stati buoni, la regia, nonostante il cambio, non era male. Qui forse è leggermente più operaia, ma neanche troppo, devo dire. Joe Johnston ha fatto un lavoro molto clinico. Gli hanno detto: devi fare questo film, lo devi fare in questo quest'altro modo. Ho detto: va bene, lo ha fatto, però ci ha messo un suo tocco, ci ha messo un minimo di tocco personale che ha reso il film godibile, non ai livelli dell'altro, ma sicuramente molto più bello del secondo. Poi le performance attoriali sono buone, devo dire, sono molto buone, e soprattutto c'è una delle scene di tensione più belle dei tre film. Cioè, le scene di tensione di questo film riescono ad avvicinarsi, non proprio a eguagliare, ma ad avvicinarsi a quelle del primo, cosa che il secondo non riusciva neanche lontanamente a fare. Il secondo Spielberg copiava se stesso. Il terzo, invece, forse perché il regista era diverso, ci sono delle scene di pathos, di thrilling molto forti, come quella del fiume. Quella del fiume sai già che si salveranno, sai già che non succederà niente di male, ma porca puttana ti mette un'ansia pazzesca, soprattutto quando vedi Sara è la ragazza di Malcolm nel secondo, interpretata da Julianne Moore, mi sto sbagliando, la collega di Grant del primo film. Qui c'è, ma non va sull'isola, sta a casa. A un certo punto Grant la chiama quando sono appunto nel fiume, e c'è questa scena spettacolare, secondo me, di loro col telefono satellitare, che ormai sono in questa gabbia, il fiume li sta sommergendo completamente, e si sente lei al telefono, dice: cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? E si sente Grant che dice: il fiume, e si sente, lei sente nel telefono proprio il rombo dell'acqua che li sta annegando. Questa cosa è bellissima, perché percepisci proprio l'ansia, il terrore che si dipinge sulla faccia del personaggio nel sentire il suo collega amico che sta morendo in quel modo. Cioè è una scena spettacolare, risolta poi in un modo molto buonista, che finisce tutto tra luce e vino, ma chi se ne fotte? Cioè, è una cosa che personalmente non mi interessa. In questi film qui si sa subito che le cose andranno per il meglio per i protagonisti. È logico, ci sono quelli, i personaggi minori che muoiono, e ci sono poi i personaggi più importanti che rimangono in vita. Però qui poi hanno dato una cosa che mi piace tantissimo: molto spazio agli pterodatti. I pterodatti sono dinosauri che uno non ritiene così convenzionalmente particolarmente minacciosi. Qui sono riusciti a rendere terrorizzanti anche gli pterodattili, e questa cosa mi è piaciuta tanto. Quindi, secondo me, non si può piazzare insieme al primo come bellezza, ma solo perché il primo è l'idea originale. Qui sono riusciti a sfruttare un'idea già vista per ben due volte, e comunque ricordiamocelo, dopo 8 anni da Jurassic Park se ne erano visti gli altri film e serie televisive che cercavano di imitarlo, quindi era un argomento molto sfruttato, ormai era stato sdoganato come genere. Joe Johnston è riuscito comunque a mettere delle scene veramente interessanti che secondo me funzionano tantissimo, quindi è riuscito a fare anche un buon lavoro dopo ben 8 anni dall'uscita del primo. Non è una cosa facile. Questo franchise, dicevo all'inizio della recensione, è tornato a far parlare di sé perché nel 2014 uscirà il quarto capitolo. Io non ho capito perché dopo 13 anni, per quale motivo dopo 13 anni dal terzo, perché tornare al cinema con Jurassic Park non ha senso, non serve a niente. Cioè, voglio dire, potranno fare un film ancora spettacolare con una computer grafica, naturalmente lo fanno in 3D, mi ci gioco le palle, però non ha senso, secondo me. Io non ci trovo un vero e proprio senso. Il cinema ormai sta morendo, lo dico sempre, le idee sono carenti, ma perché mi devi scomodare Jurassic Park? Cioè, hanno già fatto due seguiti, è già stato detto tutto quello che potevi dire, lo so
che se la gente, come dicevo prima, vuole vedere i dinosauri, allora il film è replicabile all'infinito. Per l'amor di Dio. Però in questo modo, secondo me, non si fa altro che rovinare i vecchi capolavori. Perché magari poi faranno un film fantastico, magari poi sarà spettacolare, non lo so. Ma perché rischiare, mi chiedo? Certo, io lo andrò a vedere per curiosità, perché quello cosa fanno? Forti del fatto che la gente comunque lo andrà a vedere, loro possono anche sentirsi in dovere di dire: noi lo facciamo, se non viene particolarmente bene, a noi che cazzo ce ne frega, non ne facciamo più, tanto è il quarto, e così però ci siamo lo stesso beccati i soldi perché la gente per curiosità lo va a vedere. Queste sono delle infamate che non mi piacciono, quindi io spero che abbiano pensato a come farlo e che l'abbiano fatto bene. Adesso io non so se metteranno i vecchi personaggi, perché alla fine queste sono trilogie che sono collegate tra di loro solo dall'ideologia, nel senso, ci sono riferimenti ai film precedenti, ci sono magari dei personaggi che ricorrono, però ogni film è a sé. Cioè, se io non ho visto il primo, con gli spiegoni che mi fanno nel secondo, posso guardare solo quello e basta. Il terzo, ecco, il terzo è già più problematico, perché nel terzo vengono menzionate poco, vengono menzionati sì i fatti del primo film, ma meno di quello che mi sarei aspettato. Perché? Perché volevano rendere il film fruibile anche a chi non ha visto i primi due Jurassic Park. Quindi queste sono i cosiddetti franchise, come sto dicendo, sono quelle saghe che appunto diventano un marchio replicabile per quante volte si vuole, e quindi sono i seguiti, non sono necessari, ma vengono fatti solo appunto per scopi commerciali. Io spero che che abbiano fatto bene questo quarto film, spero che abbiano mantenuto la colonna sonora di John Williams, ma penso di sì, perché voglio dire, se vogliono richiamare un po' i film precedenti devono assolutamente farlo. Quindi penso che la recensione sia durata anche troppo. Io personalmente, se non li avete mai visti, vi consiglio di guardare questi film, ma io trovo impossibile che qualcuno non abbia visto Jurassic Park. Se c'è, scrivetemelo qui sotto, perché allora vengo a casa vostra col DVD e ce lo guardiamo, perché non esiste che voi accettiate questa vostra mancanza cinematografica, davvero. Guardatelo, perché è veramente molto bello. Quindi io credo che la recensione sia durata anche troppo. Spero di aver dato troppo in cima alla prossima movie. Ciao a tutti!